Una prestazione, forse una delle migliori della stagione, contro una squadra forte che adesso facile dire l'Arezzo sottotono, ma è stata la forza del Pinedo che è stata talmente importante che ha messo in crisi subito dai primi minuti l'Arezzo e abbiamo fatto qualcosa di grande in mezzo al campo, giocate collaudate, situazioni dove abbiamo portato tanti giocatori in area, tante conclusioni, e con una squadra un po'. Diciamo, non dico rimediato, ma qualcuno si è sacrificato un ruolo non suo, quindi c'era uno spirito di sacrificio da parte di tutti, e quindi, ma non avevo dubbio, quindi l'avevo detto sempre, questa è una squadra di uomini, non di giocatori. Mercoledì forse abbiamo raccolto meno di quello espresso nell'arco di 90 minuti col Gian Ermino oggi, e ho detto ai ragazzi, dobbiamo fare un'impresa perché vincere due gol di scarto con l'Arezzo non era facile, e forse dobbiamo vincere anche con più di due gol di scarto per le occasioni create, quindi una prestazione importante. Voglio fare un applauso a questi ragazzi che anche oggi hanno dimostrato la propria forza caratteriale e l'importanza di un gruppo che nonostante ha raggiunto un obiettivo importantissimo come la vittoria del campionato, vuole continuare per la sua strada e cercare di centrare qualche altro traguardo. Adesso domenica avremo la Coppa Italia e poi vediamo come va a finire la Blue Scudetto, quindi siamo ancora tutti dentro al progetto per finire nel miglior modo possibile questo campionato. Ma La ruota finale. fisicamente abbiamo dimostrato di stare bene, perché oggi dopo 10 giorni di temperature basse, di pioggia, oggi c'era un clima diciamo quasi estivo, quindi i ragazzi hanno tenuto il campo benissimo e quindi questo mi fa ben sperare per il futuro. Nel secondo tempo ero un po' preoccupato perché era normale e qualche giocatore scendeva un po' di rendimento, i cambi non c'avevo tante alternative, soprattutto nel reparto di centrocampo, e loro hanno messo giocatori importanti come Gucci, Convitto, Pattarello e via dicendo, e avevano forze fresche, però abbiamo sofferto, abbiamo concesso un paio di tiri, ma nonostante il secondo tempo non abbiamo fatto delle trame di gioco importanti come nella prima parte di gara, abbiamo concluso 4 volte in modo pericoloso con Allegretti, Emili, Giambè, Nonni di testa, quindi abbiamo continuato a sfiorare il gol che forse poteva chiudere la partita. Siamo stati bravi, quindi ripeto, ancora un grande applauso a questi ragazzi per quello che stanno facendo, ancora stanno dentro il progetto e vogliono finire nel miglior modo possibile. Di Federico Spergei. Salve, mister. Sì, è stata un'interpretazione giusta a livello tattico perché abbiamo cambiato qualcosina nell'arco dei 90 minuti. Siamo partiti in un modo e poi quando nel momento di difficoltà, quando poi l'Arezzo si è schierato quasi contro come un 4-2-4, abbiamo fatto dei correttivi. Quindi la squadra ha tenuto benissimo il campo, ha sofferto perché c'era da soffrire. Abbiamo subito degli uno contro uno, ma con giocatori come Convitto, Pattarello e Bramante, soprattutto nel primo tempo, ci sta. Però siamo stati bravi, abbiamo concesso pochissimo, quindi abbiamo difeso bene, ma questo mi ha dipeso un po' tutti i reparti, a cominciare dagli attaccanti, c'è stato un grande spirito di sacrificio e abbiamo chiuso bene le linee di passaggio, siamo stati aggressivi, abbiamo conquistato palla, siamo ripartiti e tutto questo. Situazione che ho detto adesso fa sì che la squadra è stata dentro la partita e ha fatto una prestazione importante. Allora, io ti ringrazio, però sì, mi tengo i complimenti. Ovviamente uno cerca di fare sempre il meglio, al di là della partita che sia, Coppa Italia, campionato oppure poi Scudetto. E durante l'anno, alla fine, il ruolo mio è quello di parare, quindi sì, mi prendo i meriti, i complimenti, ma fino a un certo punto, altrimenti non sarei qui dove sono ora. Sì, forse, anzi senza forse, l'aspetto psicologico fa tanto in queste partite che comunque non hai niente da perdere, è un per di più e ovviamente la società ci teneva, noi anche ci teniamo, perché comunque quando l'arbitro fischia una partita comunque ufficiale ci tieni sempre a far risultato e a far bella figura. Però probabilmente l'aspetto mentale è quello che ha fatto la differenza oggi, ossia io da dietro ho la bellezza di vedere tutto, tutta la squadra come giochiamo, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. E ti dico che vedevo proprio persone spensierate, che se dovevano rischiare la giocata la rischiavano perché sapevano anche che se perdevamo palla dietro c'erano 11 cani, compreso io, che rincorrevamo il pallone.
e cercavamo di stoppare l'azione. Quello che è forse mancato nelle ultime 10 partite, no, 10 no, mi sembra troppo, 6 partite di campionato, tranne l'ultima con la Vastese, ecco. Ti dico la verità, io non sapevo i vari ingranaggi, diciamo, quindi 2 gol di scarto, 1 gol di scarto, non prendere gol, prendere gol in trasferta, non sapevo niente di tutto ciò, semplicemente perché dopo il ritorno nell'aspetto mentale, se giochi con questo peso, diciamo, sembra una cosa falsa, però dopo dentro al campo lo vedi, si vede, e quindi diciamo che sì, qualcuno sapeva di qualche risultato che dovevamo ingranare, però alla fine siamo entrati in campo, abbiamo fatto la nostra partita, penso che abbiamo meritato alla grande il risultato. A me dispiace comunque per il gol che abbiamo preso, perché se no non sarei un perfezionista come sono, quindi ok le parate, però io devo sempre evitare il gol. Noi ci crediamo sempre, crediamo nella finale Scudetto, crediamo nella finale di Coppa Italia, come abbiamo creduto tutto il campionato che potevamo vincere il campionato. Quindi noi ci siamo, non siamo una comparsa, e quindi adesso affrontiamo quello che ci sarà. Nel primo tempo c'era troppa differenza tra le due squadre. Il secondo tempo ha dimostrato che non era vero, che non c'era poi tutta la grossa differenza. No, indubbiamente loro hanno approcciato la gara molto, 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 molto meglio di noi. Loro si volevano qualificare, noi... Insomma, non piange nessuno molto probabilmente se non ci qualifichiamo, sta lì la differenza. Però il secondo tempo almeno abbiamo avuto una buona reazione, ce la potevamo anche fare. È rammario perché, ecco, qualificandosi, perdendo anche con un gol di scarto, ecco, fa un primo tempo del genere. Peccato. Mister, complimenti per la stagione regolare soprattutto. Davvero, le faccio una domanda a proposito di approccio e a proposito di primo tempo. Ha aperto la dispensa, ha messo dentro gli ingredienti migliori per fare uscire fuori una ricetta appetitosa, o si è dovuto correggere nel secondo quando ha visto i suoi ragazzi un po' spenti? No, noi abbiamo fatto tutta la... perché sennò bisognerebbe fare un discorso più lungo. Noi abbiamo vinto i campionati il 16 d'aprile, il Pineto l'ha vinto l'ultima giornata. Se l'avevamo vinta anche noi l'ultima giornata, molto probabilmente eravamo più in tiro. Dal 16 d'aprile al 21 di maggio sono 40 giorni, sapete quante sono, e abbiamo fatto nelle ultime 3 giornate di campionato e nelle partite qui della Pulle una rotazione, cioè chi giocava una partita poi non avrebbe giocato l'altra. E oggi ho fatto giocare quelli che non avevano iniziato la giana, come credo sia giusto se hai fiducia e rispetto verso tutta la rosa. Presidente, siamo usciti fuori perché dopo la conferenza stampa le impressioni e i pareri degli addetti ai lavori, dei mister e di Mercorelli, significativo. Ancora una volta, come sempre, questo terzo tempo, e ho visto cartocci di arrosticini salire sul pullman dell'Arezzo. Insomma, un messaggio importante. Ma siamo ancora in festa, abbiamo un ottimo rapporto con la società dell'Arezzo, già iniziata quando abbiamo fatto la Coppa Italia da loro. È ovvio che noi avremmo dato il massimo dell'ospitalità oggi, e comunque due squadre che hanno vinto il campionato, quindi devono ancora continuare a festeggiare, perché vincere il proprio girone di D penso che non sia semplice, quindi un grande vittoria per tutte e due. A fine gara mi ha detto vogliamo continuare il percorso, vogliamo continuare a correre, serbatoio sempre pieno, e lì è scappato il sorriso di Daniele Amaulo. Sì, vuole dire serbatoio pieno di energia, l'hanno dimostrato i ragazzi che hanno fatto una partita oggi stupenda, bellissima, penso che il pubblico si sia divertito tutto. È un primo tempo da incorniciare con 3 gol magistrali, che devo dire, un Pineto grande, grande, grande. Presidente, durante la diretta, durante il match, tanti addetti ai lavori, su tutti il direttore sportivo Alessandro Battisti ha detto: questa struttura è quasi pronta per la Serie C, ovviamente piccole migliorie da fare, però rispetto a quello che ho visto storicamente, insomma, manca davvero poco, superiore a tante altre. Ci dice il percorso sotto questo punto di vista come sì, sta andando? Sì, abbiamo coinvolto degli studi di ingegneria proprio per sistemare quelle situazioni che la Lega Pro ci dice di fare. Penso che siano opere ordinarie, non proprio straordinarie. L'unica è quella delle torri faro, cioè adeguare la luminosità 800 lux che prevede la Lega Pro, la Serie C. Ci daremo da fare anche quello. La cosa incoraggiante è che il Comune è partecipe in tutto questo, quindi aspettiamo
i computometrici di ciascun'area dove dobbiamo intervenire. Dopodiché si parte immediatamente. Presidente, in tanti dicono le prime giornate all'Adriatico di Pescara, non solo per vicinanza ovviamente, ma anche e soprattutto per la forte amicizia col presidente Sebastiani. A braccia aperte vi accoglierebbe la città pescarese. Sì, ma questo io non avevo dubbi, perché col Pescara abbiamo avuto sempre non un ottimo rapporto, ma di più. L'incontro avuto con l'amministrazione comunale, con il sindaco in primis, con gli assessori, è stato davvero stupendo. Io mi sono commosso di questo, perché hanno dato la piena disponibilità al Pineto come un'altra squadra loro, e quindi questa vicinanza, quello che io ripeto sempre, cioè noi siamo ormai diventati una forza calcistica del territorio. E poi questo ci viene riconosciuto da tutti. Un'immagine apocalittica, direi, perché è un camerunense con l'arrosticino in mano. Giambè, un'immagine straordinaria, no? Insomma, hai cominciato a mangiare bene in Abruzzo e stai migliorando anche calcisticamente, lo possiamo dire. Ti riporto i complimenti di mister Cichella, che è venuto per vedere solo ed esclusivamente te, ha detto Alba Adriatica, ha fatto faville. Grazie già per questo complimento. Sì, ormai sono abruzzese, mi sento abruzzese nel sangue, perché diciamo che in Italia sono nato qua, sono nato in Abruzzo, perché sono arrivato in Abruzzo Alba Adriatica, quindi l'arrosticino lo faccio pure io alla brace. E questo è importante, perché in tanti lo fanno in padella, no? L'intenzione, si percepisce, di voler raggiungere anche qualcos'altro, non solo la vittoria del campionato, dalla voglia, dall'intensità e anche, come diceva il mister, dalla freschezza atletica del gruppo, che non sta risentendo, non ha risentito oggi, o perlomeno se lo ha fatto solo negli ultimi minuti, dei primi caldi, di una stanchezza che vi portate dietro ovviamente dopo il campionato. Sì, ma noi dopo la vittoria del campionato ci siamo subito messi in mente di continuare il lavoro. Perché se inizi una cosa è sempre bella continuare fino alla fine. Noi continuiamo a giocare, cerchiamo di dare tutto, perché non c'è più da risparmiare. Quei risultati arrivano fortunatamente e mo penso che cerchiamo di raggiungere tutti e due gli obiettivi finali, sia la Pol Scudetto sia la Coppa Italia. E adesso ci concentreremo già per la finale di Coppa Italia. Era anche l'occasione per valutare la forza del Pineto fuori dal girone F, dal girone D, e devo dire che la prova è stata importantissima sotto tutti i punti di vista, tecnicamente partita di un altro livello, insomma si è visto che hanno giocato e si sono confrontate le due prime in classifica di gironi diversi ovviamente. Sì, noi sapevamo che l'Arezzo è una squadra fortissima, l'abbiamo già incontrata in Coppa Italia. Quindi lo sapevamo, questa Pol Scudetto ci fa confrontare con le squadre più forti dei nove gironi, quindi noi cerchiamo di divertirci, che è la cosa più importante che conta, e poi cercare di fare risultato, perché comunque vincere fa morale e aiuta a convincere comunque ognuno di noi dei propri mezzi. Ho parlato col presidente, ho parlato col mister, anche con Giambè. Adesso forse quello che può fare la differenza nell'ultimo mese di stagione è l'aspetto fisico, ecco, e atletico. Come state? Perché forse nel secondo tempo, anche per il caldo e per alcuni cambi di mister Indiani, avete sofferto un po', e fortunatamente Mercorelli per un paio di volte ci ha messo una toppa. Sì, Simone ci ha dato una grossa mano. Sappiamo che comunque abbiamo tanti infortunati, però dobbiamo stringere i denti, sappiamo che sta arrivando la fine e dobbiamo cercare in tutti i modi di portare a casa la Coppa Italia e di continuare in questa Pol Scudetto, comunque come ho detto prima, a divertirci, perché è la cosa che conta. Voglio chiudere con una battuta: allungare la stagione nei pressi di una località di mare va bene, no? È positiva, lo possiamo dire? Sì, queste giornate speriamo che comunque il tempo cambi, perché comunque quest'ultimo periodo piove sempre, quindi... Oggi forse la prima giornata di primavera, forse. Sì, oggi è una bella giornata in tutto, anche per il risultato. Nicolas, un'altra prova importante che va a suggellare una stagione fantastica. L'unico neo, tra virgolette, se lo vogliamo andare a cercare, quel gol promozione segnato contro la tua ex squadra,
che poi purtroppo è retrocessa. Parlo della Vastese. Sì, è stato purtroppo per l'epilogo poi che ha avuto la Vastese. Col senno di poi è stato brutto, ho sofferto vedere la Vastese retrocedere, però in quella partita io sono un giocatore del Pineto e ho dato tutto per il Pineto. Era un gol troppo importante che ci ha permesso di fare il salto di categoria, quindi non ho esultato per rispetto della Vastese e sì, suoi tifosi, che non mi hanno mai fatto mancare niente, sostegno e tutto. Quindi dispiace molto per la Vastese e spero che si rialzeranno presto. Sì, oggi abbiamo affrontato un'ottima squadra, blasonata, con un budget importante per la categoria. Considerando che loro hanno già confermato 5-6 giocatori per la prossima stagione, vuol dire che il valore della rosa dell'Arezzo era alto e abbiamo fatto una partita spettacolare, strameritando la vittoria. Anche mercoledì in casa della Giana abbiamo perso, ma a mio punto di vista non era meritata la sconfitta, però ci sta. Sì, Mercorelli ci ha dato una mano dall'inizio dell'anno e io lo chiamo under non under, perché quando è un portiere così fa la differenza. Noi abbiamo fatto 21 clean sheet su 34 partite, non mi era mai successo in carriera. E questo non è solo merito della difesa, ogni tanto esatto, il portiere ci deve mettere le mani. Esatto, esatto, è merito di tutti, dall'attaccante al portiere, però il portiere diciamo è l'ultimo baluardo e lui si è sempre fatto trovare pronto, quindi merita tutte le soddisfazioni che si sta togliendo, lo meritiamo tutti, squadra, società, e andiamo avanti per la nostra squadra fino alla fine, daremo tutto fino all'ultimo secondo per raggiungere quelli che sono i nostri sogni. L'ultima, davvero, il notaresco è ai tempi supplementari, un messaggio da mandare ai ragazzi, non lo ascolteranno ovviamente in diretta, ma cosa ti aspetti dai rossoblù? Io, essendo abruzzese, spero sempre nella buona sorte delle squadre abruzzesi, quindi siamo con loro, spero che ce la faranno, è molto dura perché vincere fuori casa in questo periodo della stagione che il caldo inizia a farsi sentire, le gambe sono pesanti, non è mai facile, però se dai tutto fino all'ultimo secondo nel calcio può succedere di tutto, anche all'ultima palla, quindi mai mollare, sempre a testa alta, dritti per la loro strada. Due parole che già ho cantato. Va bene, perfetto, all'intervista, vai, con Mercorelli. Io ti do il tempo, no, vai tu, dai. Vale. Cambiate canale, soprattutto i più piccoli, eh. Io non so parlar d'amore, l'emozione non ha voce. Grazie mille, grazie mille. Grazie. Beh, insomma, devo dire, meglio con i piedi, poi valutate voi, insomma, però davvero, davvero, non è male, non è male. Allora, capitano, in conferenza stampa, in diretta, ho detto al mister, e in tanti con i debiti scongiuri hanno cercato l'acciaio e tante altre cose, se Riccardo Della Quercia fa questi gol, il triplete può essere raggiunto. Ma è normale che oggi è un obiettivo, perché comunque non era facile giocare contro l'Arezzo, che è una squadra molto forte, che nonostante tutto, dopo verso la fine ha cercato di recuperare, però è normale che noi adesso ci crediamo al triplete. Ascoltami, in tanti hanno detto, questa squadra oggi ha dimostrato di potersela giocare con tutti, a prescindere poi dai gironi, perché in tanti possono anche dire vabbè, ma il girone F non è quello, con la qualità ovviamente diversa rispetto agli altri, però Coppa Italia e Pool Scudetto stanno confermando che il Pineto in Serie C non solo ci può stare, ma può fare una gran bella figura. Sì, ma anche mercoledì comunque a Gorgonzola contro la Gian del Migno abbiamo fatto una grande partita dove abbiamo sciupato molti gol. È normale che noi non ci vogliamo sentire dire che il girone F è uno dei più facili, e infatti stiamo dimostrando che anche comunque giocando contro altri gironi, con squadre come l'Arezzo che è di tutt'altra categoria, abbiamo dimostrato che possiamo starci anche noi. Ovviamente l'anno prossimo c'è tanta voglia, tanto orgoglio nel giocare la Serie C in questo stadio, però come ha detto Nicolas Di Filippo, le prime 2-3-4 giornate potrebbero prospettarci il tunnel dell'Adriatico di Pescara. Ecco, e lì forse, salita la scalinata, potrebbero venire un po' di brividi, un tremolio alle gambe improvviso. A parte che domani sera sono allo stadio, quindi pensare
pensare che l'anno prossimo potrei salire quelle scalinate, già mi vengono adesso i brividi, però speriamo, ecco, di tornare il prima possibile a casa nostra, perché come sappiamo i tifosi sì li abbiamo, però se poi comunque per problemi di campo andiamo a giocare anche fuori, è normale che poi possiamo avere problemi, non che ci danno una mano i tifosi, però è normale che anche la città, è giusto che gioca nella sua città, ecco. Noi abbiamo avuto direttamente la notizia del gol di Scimia, se non erro, da Checco Maio, ex giocatore del Notaresco, che ha urlato, no? Come un ultra del Notaresco. Sì, sono contento. Un'emozione enorme, davvero. Ma no, io sono contentissimo, anche perché ci sono tanti miei compagni di squadra, l'allenatore Alessandro, poi la società con me si è comportata bene, la città con me si è comportata benissimo, quindi mi fa piacere tantissimo. Speriamo che dura fino alla Mancano fine. 10 minuti, Francesco. 10 minuti però sono lunghe. 10 minuti. Ma davvero è stata una scena bellissima, anzi tra l'altro... Ho mandato via Riccardo Della Quercia come se nulla fosse e me ne scuso con Riccardo perché ho sentito il tuo boato . E ho detto adesso devo ascoltare la voce a caldo di Maio, le sensazioni e le emozioni che sta provando mister Appignani. Riccardo Della Quercia ti saluta e ringrazia l'emittente Marco Tontodonati per questa ulteriore visibilità nell'ascoltare le sue parole. E ha ceduto l'auricolare a Francesco Maio, che ha fatto un po' il telecronista in questa occasione. Sì, ho fatto il telecronista. Ascolta, un'ora e un quarto dopo la partita, eppure si ha ancora la voglia, il bisogno di stare qua sul pezzo, sì, no? Sempre, a qualche metro dallo spogliatoio, a parte il terzo tempo, però... No, ma è importante perché comunque noi viviamo di questo, quindi siamo ancora in gioco su tutto, quindi ci viviamo tutto quello che ci possiamo vivere, anche perché annate così capitano poco, quindi te le devi godere fino alla fine. Allora, a me devi un caffè, ti spiego perché. Perché durante il primo tempo, su quella conclusione finita al lato di poco di Allegretti, in tanti ovviamente no, hanno evidenziato la sua bravura, io però diciamo ci ho messo il carico a tuo favore dicendo però il movimento di Maio a venire a prendere il pallone, no, quella sterzata a tagliare poi sull'inserimento di Allegretti, un bel pallone, quindi mi devi un caffè, non so se è provata, riprovata, casuale, fortuita, dimmi tu. No, vabbè, noi... Buon regista offensivo. Sì. Sì, diciamo che necessità della squadra. Noi davanti ci troviamo tutti, con Giambè, con Emili, con Diego, quindi proviamo a scambiarci la palla, a volte va bene, a volte no, però ci proviamo. Oggi c'erano state parecchie occasioni per poter scambiarci il pallone, è andata bene. Quindi il risultato ci ha dato ragione. Ritorni in Serie C, non so se l'hai deciso tu di fare un passo indietro per poi riconquistarla, anche allettato dalla piazza o da altre difficoltà, poi se vuoi ce le spieghi tu. Però ecco, ritrovi una categoria che meriti. Io te lo dissi quando giocavi in Eccellenza, comincia a lavorare su questa cosa perché le categorie importanti sono lì vicino. È vero, me lo ricordo e ti ringrazio per la fiducia. Io avevo 2 anni a Piacenza e quindi il secondo anno, dopo che comunque il primo anno sono stato 4 mesi e mezzo infortunato, 3 mesi per la caviglia, 1 mese sono stato 35 giorni col Covid, era difficile, comunque ho fatto le mie 20 presenze e 3 gol, quando sono stato disponibile ho sempre giocato, però per l'anno dopo comunque sono state fatte scelte diverse con la società, loro mi avevano detto se volevo potevo anche rimanere, soltanto che era poco lo spazio, ho preferito fare una scelta diversa, anche perché comunque stavo comprando casa qui ad Alba Adriatica e quindi ho preferito comunque ravvicinarmi per poter finire le cose a livello personale, visto che comunque là se dovevo fare un sacrificio per poi non giocare, comunque preferivo riconquistarmela sul campo. Poi l'anno scorso non è andata come volevamo, quest'anno per fortuna ci siamo riusciti. E questo discorso l'ho voluto iniziare con te per chiederti forse la cosa più complicata. Questa è una piazza, una società, un gruppo squadra, poi ovviamente ci saranno delle migliorie da apportare perché cambia la categoria. Però ecco, pronta per cominciare questo percorso, Francesco? Guarda, a livello societario penso che non lo debba dire io, cioè nel senso della società, è una società solidissima da tantissimo tempo, il presidente lo conosciamo tutti, non in Abruzzo ma penso in tutta Italia, e quindi penso che da questo lato non ci siano problemi, poi è normale che si debbano fare cioè comunque la Serie C è un'altra cosa, il professionismo è un'altra cosa, quindi è normale che bisogna fare le migliori ovunque,
La squadra è importante, la squadra, il gruppo è importante, comunque io penso che quando sali di categoria la solidità è importante tenerla, a meno che tu non voglia fare un campionato di vertice, poi se tu vuoi fare un campionato di vertice con un altro discorso, certo. Sta la società a scegliere.